Oggi nella tappa di Giulianova di Violetta Verde presentati i risultati dei nostri campionamenti. Come l'anno scorso, campionati 8 punti, 6 foci e 2 punti al mare. A differenza dell'anno scorso però un passo indietro, 4 punti sono risultati quindi fortemente inquinati e tutti e 4 sono foci di fiume. E questo ci dice che ancora una volta è alta l'attenzione che dobbiamo mantenere sul territorio, sui sistemi di depurazione, su tutto il sistema integrato del ciclo delle acque, soprattutto in una stagione in cui i nostri corpi idrici superficiali sono già molto gravati da siccità e alte temperature. Siamo a Giulianova dove concludiamo il tour di Violetta Verde nella regione Abruzzo. Qui presentiamo i dati dei monitoraggi sulla qualità delle acque che tradizionalmente Violetta Verde effettua. Dei 8 campionamenti che sono stati effettuati dai tecnici, dai volontari dell'associazione, 4 sono risultati fortemente inquinati. Questo significa che pur non essendo i nostri dati che si sovrappongono o si sostituiscono a quelli chiaramente degli organi ufficiali, segnalano una criticità che è quella delle foci dei fiumi, su cui chiediamo maggior impegno per quanto riguarda depurazione, scarichi fognari e impegno contro gli scarichi abusivi.